Oggi in Italia c'è una protesta dei lavoratori della Telecom, anche qui a Pescara c'è un presidio che riguarda tutto l'Abruzzo. Quali sono i motivi di questo sit-in? Stiamo cercando di avere un tavolo con le istituzioni, sia territoriali ma soprattutto nazionali. Abbiamo inviato richieste di incontro fino anche al presidente Draghi per capire cosa sta succedendo in questa azienda, ma tutte le ricadute che ci possono essere sull'intero settore delle telecomunicazioni. Il rischio è che un'azienda sistema paese, TIM, subisca l'ennesimo scempio, una grande azienda che viene svenduta, viene smembrata e che in qualche modo perde la caratteristica di avere il riferimento nel mercato delle telecomunicazioni, trascinando, diciamo, in una logica di mercato che è incomprensibile in un sistema paese che dovrebbe garantire oggi il diritto alla connessione. È un'avvertenza questa molto sentita in Abruzzo. Quanti sono i lavoratori interessati da questa avvertenza? Parliamo in Abruzzo di circa 600 lavoratori, 600 lavoratori che potrebbero perdere il posto di lavoro, quindi andiamo incontro a un disastro sia non solo sociale ed economico ma anche occupazionale. 600 lavoratori che in tutta Italia diventano 43.000 circa, e riguardando anche tutto l'indotto arriviamo circa 83.000 lavoratori, quindi almeno 300.000 famiglie potrebbero trovarsi in mezzo alla strada. Noi non possiamo permettere questo. La nostra protesta oggi ha questa doppia valenza, proprio la prima contro l'azienda, perché l'azienda sta mettendo in piano, in questi giorni sta presentando un piano industriale che mette veramente a repentaglio l'integrità di Telecom, quindi veramente anche la sopravvivenza stessa della Telecom per come l'abbiamo conosciuta, perché mettendo in atto questa separazione, questo spezzatino delle varie aziende, nessuno sarebbe salvo, sarebbero toccati tutti i dipendenti, e quindi si metterebbe in discussione proprio il ruolo dell'azienda Telecom, che ha avuto in questi anni la capacità di unire l'Italia, di collegare tutti i piccoli centri.